Ciao, come state? Tutto bene? Rieccoci qua per un nuovo video. Oggi è mercoledì 31 ottobre, è Halloween. Siamo in macchina, c'è anche Edo. Ciao, amore. Fai ciao. 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 Siamo in macchina, inizio questo vlog in macchina perché ho appena preso dall'asilo e stiamo andando a casa di Chiaretta. Cosa gridi? Contento? Stiamo andando a casa di Chiaretta che appunto fa una festa di... Abbiamo organizzato una festicciola di Halloween per far giocare i bimbi, per mascherarli. C'entra Cicia? Riusciremo a fare il vlog oggi, Edo? Riusciremo? Comunque appunto stiamo andando a casa di Chiaretta perché abbiamo organizzato questa festicciola da fare insieme, da passare l'Halloween insieme con i bimbi. Sono anche un po' in ritardo in realtà perché come sempre Anna, se non è in ritardo non è Anna. Comunque oggi siccome ho lavorato, sono anche uscita un po' tardi da lavoro, non sono riuscita a fare niente, volevo fare un dolcetto per Halloween. Per portare qua da Chiaretta, ma non sono riuscita a fare niente. Sono uscita da lavoro, mi sono fatta una doccia al volo, sono lavata i capelli, sono già subito andata a prendere dall'asilo e adesso stiamo andando appunto a casa di Chiaretta. Andiamo in fretta, se no arriviamo proprio in ritardo. E comunque Chiaretta mi ha mandato le foto delle cose che ha fatto un sacco di dolci, ha addobbato tutta la casa, non vedo l'ora di andare, sarà una bellissima festa. E infatti mi ha detto di stare tranquilla perché volevo fare il plum cake, non sono riuscita. Mannaggia. Vabbè, andiamo che c'è anche Edo che si sta un po' annoiando in macchina. Andiamo subito. Siamo arrivati a casa di Chiaretta. Datela qua. Ciao! Siamo vestite tutte da streghette. Guardate che carino che mi ha comprato Chiaretta. Ha comprato il cappellino. Ci sono Edo e Marek, vestiti uguali, guardate che carini. Edo, Marek. Ciao amore! Ma ciao! Ci puoi vedere come sei vestito? Ma ciao! Edo c'ha la tutina gigante che gli sta 5 volte, poverino! Gli ho preso il 2-4 anni, però è gigante! No, guardate quante cose ha fatto Chiaretta! Guardate che bella che ha addobbato tutta la tavola! Adesso ve la faccio vedere bene! No, guardate quante cose ha fatto tutti le insalatini, poi probabilmente lo vedrete anche nel suo vlog, ha fatto tutti i dolcetti, i cupcake, i salatini, ha fatto le torte, ha personalizzato tutte le bottiglie, qui c'è la Coca-Cola, sangue di pipistrello, anche i tè. Per i bimbi, pozione per trasformare la mamma in strega, guardate che carini, no? Troppo troppo bella. C'è qua, chi c'è qua? E Marek? Ciao! Credo che oggi ho fatto una bella scorpacciata di dolci. Dai un pezzettino. No? Ah, grazie. Buongiorno, oggi è già il giorno dopo, giovedì mattina, siamo Edo qua che ci siamo appena svegliati, abbiamo già fatto colazione, ieri siamo arrivati a casa e non sono più riuscita a filmare niente, che eravamo KO, eravamo distrutti, infatti non abbiamo neanche cenato, abbiamo mangiato un sacco alla festa e infatti ce ne siamo fatti una doccia, siamo scappati tutti subito a Nanna. Siamo svegliati oggi, siamo svegliati tardi, abbiamo fatto tutto con calma, tutto piano. Siamo ancora un po' storditelli stamattina. Ci va un po' prima di carburare.
Aggiornamento all'1:30, noi abbiamo anche già pranzato. Non sono riuscita a filmare tantissimo perché stamattina ne abbiamo approfittato. Abbiamo messo un po' a posto casa, che c'era un po' un delirio, anzi c'è ancora un delirio, però oggi pomeriggio poi continua a sistemare, a pulire. Comunque c'è Edo qua che appena finito di fare la pappa, appena finito di fare pranzo, ho subito chiesto la torta che ha fatto ieri Chiaretta, l'ha mangiata sia a colazione. Ieri sera quando siamo arrivati a casa me ne ha chiesto un pezzo, già colazione me l'ha chiesta e dopo pranzo me l'ha richiesta, ha fatto un successore la torta alla zucca di Chiaretta. Sì, non badate al tavolino che c'era Edo prima che mentre stavo sistemando stava colorando e ha fatto un'opera d'arte nel tavolino. Adesso puliamo. Ci tocca pulire il tavolino, mannaggia. Ci ha fatto un bello scherzetto. Eh sì, sei stato tu, adesso dobbiamo pulire, vero? No, non adesso, finisci di mangiare, poi puliamo. Allora, ho un problema, non so cosa fare. Sono le 5:30, nel frattempo ho già sistemato casa, ho dato una pulita. Però c'è Edoli che fa la nanna. Sta dormendo da più di 2 ore. E io non so cosa fare, se svegliarlo, se lasciarlo dormire. Il problema è che quando dorme fino a così tardi, perché solitamente lui dorme fino alle 4, 4:30 al massimo, quando dorme per così tanto poi la sera va a dormire tardissimo, quindi non so cosa fare, ho paura che se lo sveglio poi si sveglia ancora più nervoso, quindi mi sa che lo lascio dormire ancora un pochino. Allora, aggiornamento alle 6 di sera, guardate chi si è svegliato qua, Edo si è svegliato, si è fatto un lunghissimo pisolino. Adesso siamo già qua ai fornelli, siamo già in cucina, tanto oggi siamo tranquilli, non abbiamo nessuno che ci corre dietro, quindi ce ne siamo qua in cucina, inizio già a preparare cena, così facciamo tutto con calma. Allora, oggi cucineremo insieme, farò riso e fagioli, vi faccio vedere la ricetta perché vabbè sicuramente nel canale c'è, perché una volta alla settimana noi lo facciamo, però siccome spesso mi chiedete di farvela vedere, mi chiedete come cucino riso e fagioli, oggi lo facciamo insieme. C'è un bimbo qua che mi sta aiutando. Mi aiuti a lavare le zucchine, amore? Almeno passiamo un po' di tempo insieme, vero? Allora, qua ho messo a mollo i fagioli. Sono stati circa 2 orette. In realtà sarebbe meglio lasciarli già dalla notte prima. Però noi li abbiamo lasciati solo 2 orette, vabbè. Per oggi va bene così. Allora, qua adesso c'è Edo che mi sta gentilmente aiutando a mettere i fagioli in pentola a pressione. Mi sta aiutando. Stiamo facendo un po' di danni, ma ce la stiamo facendo. Vabbè, per oggi va bene così. Grazie, amore mio, che mi aiuti. Wow! Ah, Edo ama fare i travasi, ama travasare. Quindi, fagli fare i travasi che Edo è contento. Vero, amore? Si arrabbia perché i fagioli rimangono incastrati. Bravissimo il mio cuoco. Quanto amo guardarlo mentre si concentra. Ho sempre voluto un bimbo per fare tutto insieme a lui. Adesso ogni volta mi incanto a guardarlo invece di cucinare, di starmene di qua in cucina da sola. Sta con me, facciamo le cose insieme. È vero che ci metto il triplo, il quadruplo del tempo, perché a mettere i fagioli in pentola a pressione avrei rovesciato tutto. Sarebbero già lì che cucinano, però almeno passiamo un po' di tempo insieme. Poi vabbè, lui così sviluppa anche la manualità, la coordinazione dei movimenti, la concentrazione. Ogni attività è sempre un'occasione per imparare. Ok, allora adesso i fagioli stanno cuocendo in pentola a pressione. Quando prende pressione devono cuocere ancora circa una mezz'oretta. Adesso sto facendo il riso, sto facendo un mini soffritto con l'aglio tagliato piccolo piccolo. Perdonatemi, questa è una ricetta che c'è sicuramente tanto con il canale, però già che la sto facendo ve la faccio vedere. Questa ricettina qua l'abbiamo fatta l'ultima volta anche quando siamo andati da Ikea. Ce l'ha fatta Mami, vi faccio vedere come lo fa lei, lo facciamo praticamente uguale. Faccio tostare un po' col soffritto,
Allora, qua sto facendo bollire anche 2 tazze di acqua che vado ad aggiungere adesso al riso. E adesso che sta bollendo, la vado ad aggiungere così e tappo subito. Ok, adesso lo lascio cuocere per circa 10-15 minuti, fino a che l'acqua non si è assorbita bene. Quando l'acqua si è assorbita vuol dire che il riso è pronto. Allora, i fagioli li ho lasciati cuocere circa 40 minuti perché non sono stati in ammollo tanto. Di qua, come per il riso, ho fatto un mini soffrittino di aglio. In realtà si può fare anche con la cipolla se non piace l'aglio, però non viene proprio la stessa cosa. Ok, aggiunto al soffritto, ho aggiunto i fagioli. Adesso lascio cuocere per altri circa 10-15 minuti, in modo che si insaporisca bene e venga fuori anche un bel sughetto, e poi sono pronti. Allora, qua sto facendo una mini mini torta salata, giusto da stuzzicare durante la cena. Qua c'è il tacchino, le fettine di tacchino col formaggio. Allora, qua ho fatto uno strato col formaggio, poi vado a fare un altro strato invece col tacchino. Ok, adesso la chiudo, sigillo i bordi così con la forchetta. Questa è una tortina così, fatta all'ultimo momento, giusto da stuzzicare. Ok, adesso vado a spennellare solo un po' così con l'uovo. Spennello tutta la torta. Ok, adesso è pronto per andare in forno. Allora, qua ho fatto anche un po' di zucchine bollite. Anche il riso basmati è pronto, vedete che ha asciugato tutta l'acqua. Anche i fagioli sono pronti, hanno fatto un bel sughetto. Buongiorno, oggi è già il giorno dopo, siamo tutti a casa oggi, guardate cosa ci siamo messi, le magliette di Topolino, anche Adi, Edo la tua? Tua. La tua? Tadà! No! Come no? Ti piace la tua maglietta di Topolino? Oggi siamo tutti a casa qua, stiamo facendo un po' i pigroni sul divano, stiamo approfittando che oggi non dobbiamo fare niente, non lavoriamo. Oggi non abbiamo grandi piani per la giornata, anche perché fa un freddo, 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 piove. C'è una brutta giornata, infatti dobbiamo uscire un pochino, ma non so, c'è una brutta, brutta giornata. Niente, prima di concludere il video, vi volevo far vedere come è venuto poi alla fine il letto, col copriletto nuovo. So che non è molto invernale, però mi piacevano un sacco i colori. Adesso sono qua in camera perché tutto quel macello lì da sistemare, da piegare, stirare, mettere a posto. Oggi, anche se facciamo il ponte, mi tocca. Sì, che poi tra l'altro lì c'è ancora il caos di tutte quelle cose da mettere a posto. Prima o poi riuscirò a farmi una bella scrivania, prima o poi riuscirò. In realtà volevo farmela come regalo di compleanno, però Non ho ancora avuto il coraggio di comprarla, più che altro perché volevamo fare un po' di modifiche qua in casa, più che altro in camera. Volevo cambiare l'armadio, quello lì che abbiamo di là. Volevo metterne uno più grosso e mettere questo qui a Edo, perché quello lì di Edo alla fine è risultato troppo, troppo piccolo. Ne volevamo prendere uno un po' più grande per noi. E questo qua secondo me sta bene in cameretta di Edo. In realtà questo era nato proprio per essere un armadio per Edo e poi alla fine l'abbiamo messo qua per noi. Però adesso, nelle prossime modifiche, se riusciremo a fare tutte queste modifiche che vogliamo fare, questo armadio qua andrà a Edo e noi ne prenderemo uno più grande. L'idea era quella di mettere al posto dell'armadio lì la cassettiera.
questa cassettiera qua grande, metterla di là. Lì dove c'è quel caos assurdo di libreria, volevo fare appunto l'angolo scrivania con magari degli scaffali, dei pensili per ricreare comunque una sorta di libreria e mettere tutto a posto, perché non ce la faccio più a vedere sta camera incasinata. E così magari Edo avrà anche un armadio un po' più grande da mettere anche le cose di mami, se verranno i miei nipoti c'è comunque spazio, quindi vediamo, prossime modifiche, probabilmente andremo da Ikea di nuovo, ormai è diventata la mia seconda casa Ikea. Vediamo se riesco a fare almeno queste modifiche, perché ce la faccio più a vedere sta camera così. E niente, sono venuta qua a concludere il video, a salutarvi. Spero che vi abbia fatto piacere passare questi giorni insieme a noi. Ah, se vi fa piacere passate anche dal canale di Chiaretta Alfredo, che anche lei ha fatto il vlog della festa di Halloween. Troppo troppo bello, quindi se vi fa piacere andate a vederlo se ancora non l'avete visto. E niente, come sempre vi ricordo che se vi fa piacere mi potete seguire su Instagram, sono annagloria91. Se questo video ti è piaciuto metti un mi piace, se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti nel canale, attivare la campanella per non perdere gli altri video che caricherò. Vi ricordo come sempre che la programmazione del canale è tutti i martedì e tutti i sabati, quindi esce un nuovo video tutti i martedì e tutti i sabati. Io vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao ciao!